Ciao a tutti ragazzi, mi ricordo un breve video che l'ex moglie di Arnold aveva fatto dicendo che era in un periodo della sua vita complicato, di transizione, dove le cose cambiavano, e chiedeva appunto alle persone dei consigli su come superare periodi di transizione, cosa fate voi, eccetera, soprattutto se avevate provato una strada che non si è rivelata quella giusta. E io penso che un po', voglio dire, un po' di confusione ci possa essere. E volevo chiedervi se avevate dei consigli su come capire dove andare, perché veramente quello che è successo è il risultato di tanti anni di impegno che però si sono vanificati per decisioni altrui, quindi decisioni altrui che io non capisco e non condivido perché assolutamente non la penso come loro. Non ho problemi di autostima, nel senso che io penso di essere una persona capace, senza dover umiliare gli altri. Questo riguarda me, non vorrei mai fare del male agli altri. Se ho delle insicurezze sono da altre parti, ma non su questo. Perché comunque se fossi stata una completa cretina, sarei già morta 10 anni all'estero e non tutto si basa sulla fortuna, cioè 10 anni di culo non si possono avere, poi ho avuto tutt'altro che culo, ma questo è un altro discorso. Quindi cosa fate voi quando le cose insomma si mettono parecchio male? E voglio dire, ho avuto tantissimi periodi complicati, questa cosa che mi è successa non ha a che vedere con un divorzio, grazie al cielo. Anche perché non sono sposata, quindi non rischio da quel punto di vista. Però, insomma, è una cosa abbastanza complicata e insomma, sono piuttosto nervosa. Mi capita di svegliarmi la notte, di pensarci. Non riesco. Il problema è che non sono neanche arrabbiata, perché dal punto di vista della rabbia ho già risolto, nel senso che ho attuato le mie vendette benissimo. Anche se non so se qualcuno dice chi si vendica è fragile, chi si vendica debole, eccetera, 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 eccetera. Ma io penso che certe persone capiscano solo quello, quindi vabbè, pazienza, questo è il mio carattere, ormai l'ho già fatto, quindi. Ma adesso è questione di prendere in mano la propria vita e di voltare pagina. Allora, dal punto di vista di dimenticare le cose o cercare di dimenticarle, sono abbastanza brava perché cercherò di impegnarmi tantissimo nelle nuove cose, quindi il pensiero verrà automaticamente cancellato perché devo concentrarmi su altre cose. E niente, la domanda è cosa fate nei vostri periodi di transizione e quale primo passo fate per iniziare una nuova direzione, un nuovo lavoro, una nuova situazione sentimentale. Ecco, questo volevo chiedervi. Faccio questo video non pretendendo di essere migliore di voi assolutamente. Per quello che è il mio carattere, di solito ci metto un po' di tempo a decidere, fortuna o non fortuna, non lo so. Quindi prevedo nottate intense in cui verso le 3 del mattino, non so perché io sono precisa, 3 e un quarto del mattino, quando ho dei pensieri io mi sveglio e inizio a pensare. E diciamo che ho quasi deciso come fare il primo passo, però insomma anche un piccolo supporto dagli altri sarebbe fantastico averlo. E un'altra cosa, se io non sono molto ottimista dal punto di vista delle mie potenzialità mentali, anche fin troppo, no, fin troppo no, però diciamo che sono piuttosto coraggiosa da questo punto di vista. Se voi fareste dei corsi anche dopo i 30 anni, io assolutamente sì. Quindi tutto questo vi arriva dalla vostra vulcanica Ale. Tra l'altro ho fatto dei colpi di sole e sono rimasti tantissimo, no? E avevo una etere che mi diceva: tu non ti lavi mai i capelli, e no, non è sporco, giuro, sono i colpi di sole. E ho un po' i capelli grassi per natura, però non posso lavarli tutti i giorni, quindi non so se sono proprio così brutti i miei capelli. Comunque, cioè, non me la sono presa niente, per niente, per l'etere, tanto
mi dicono di tutto, ma no, niente, volevo chiedervi anche il parere sui capelli, come sono venuti, perché quando l'ho fatti, no, in realtà avevo meno colpi di sole, almeno così mi hanno detto gli altri, e cioè, questi capelli sono cangianti, no? Mi aveva detto che sarebbero un po' cambiati, ma così tanto, no, fra un po' divento bionda completamente, e con le punte nere, questi. Le punte nere sarebbero praticamente il mio colore naturale, cioè io sarei tutta così scura. E niente, adesso divago allegramente perché sto completamente rincoglionita dalla mancanza di sonno. Bene, io vi ringrazio, vi saluto e vi mando un bacio.